A Cagliari il mega concerto di Capodanno per le vie del centro sta creando un profondo malcontento tra i gestori dei locali, dei pub e dei ristoranti. Il motivo è quello di dover fare a meno di tavolini e di posti a sedere solitamente posizionati nelle piazze e nei marciapiedi. Ce ne parla Maurizio Ciotola. Siamo andati in giro per Cagliari per ascoltare gli esercenti in questa giornata particolare con Blanco in via Roma. E abbiamo chiesto informazioni su quelle che saranno le loro aspettative, i loro timori ed eventualmente le loro rimostranze in merito a quello che non dovrebbe funzionare o non potrebbe funzionare. Beh, per noi non è un grandissimo problema perché comunque non abbiamo tanti tavoli disponibili in questo momento fuori. Più che altro la condizione dei tavoli non è per noi così rilevante, però ci sono tanti ristoratori che lavorano magari solo sulle terrazze, quindi hanno magari questo problema. Assolutamente, però capisco l'esigenza, però comunque per noi ristoratori è un problema a livello lavorativo. Ci sono altri ristoratori che hanno comunque sale solo esterne, quindi sono costretti a chiudere molto presto, quindi purtroppo non lavoreranno bene. Ci divertiremo, poi a me le feste piacciono, quindi mi piacciono le feste a lavoro, quindi ci divertiremo sia lavorando sia ai clienti. Quindi sarà una serata bella anche per i ragazzi, per noi, perché ci auguriamo di lavorare tanto e vada tutto bene, sì, sarà un fine anno bello, diverso. Dopo tante chiusure, dopo tanto tempo con il lockdown, quest'anno si prevede una cosa più bella, più aperta. Tutto bene, dai, speriamo che durante un anno ci siano più eventi come questo. Cagliari ha bisogno di diventare, oltre al turismo estivo, anche una meta di turismo invernale. Quindi ben vengano questi eventi, ben venga un'organizzazione seria. Mi dispiace per i colleghi che hanno perso i tavolini all'ultimo, ma l'importante è che sia una serata piacevole e che vada tutto bene per tutti. Oggi non dovrebbe mancare il lavoro.